Ciao bella gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal, come ho promesso, oggi sono andata a comprare Nexo, l'ho pagato 6,75 euro e i miei capelli sono entro il C3, non so, entro il C3 e il 4A, ok? E quindi questo qua invece era tra il 2A e il 2C, quindi per i capelli ondulati, non i capelli ricci, afro, e quindi andiamo a provare e vediamo il risultato. Levo i capelli, Ho lavato comincio i questo. capelli, l'ho lavati con il shampoo, quello di Lidl, e ho finito il mio bel balsamo stricante magico. Adesso vado a separare i capelli, sono strabagnati perché io oramai non li asciugo, non li asciugo con la tovaglietta per i capelli, proprio non li faccio nulla. Come esco bagnati dalla doccia, comincio il styling perché purtroppo i capelli ricci, guarda, si asciugano velocemente e quindi niente. Così rimangono un pochettino bagnati. Comincio il styling, lo divido a tre. Cominciamo. Idrata bastante. Cominciamo con lo style. Così e così. Si nota subito, eh? Bello, si para abbastanza. Li separo un pochino. Nel frattempo vi racconto delle cose che succedono solo a me. Allora, chiamo un tipo parlando male spagnolo, pensavo che era un mio collega che mi prendeva in giro, che ogni tanto mi faceva queste telefonate. Allora, dico: Diego, smettila di rompere i maroni. E mi dice: No, non sono Diego, guardi, io sono un ragazzo, bla 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 bla. Mi dà delle informazioni, io rido un po' e alla fine della conversazione mi dice: Ma come ti chiami? Le dico: Amal. Mi dice: Anal. Le dico: No, Amal con l'M, non l'N, grazie. Guarda, mi succedono spesso queste cose. Comunque, questo prodotto io comincio a amarlo perché veramente mi dà dei risultati bellissimi. Vi faccio un spoiler: questa volta l'ho fatti, ma l'ho fatto con la vasellina. In cui vi faccio vedere il video. Il prossima domenica sarà il video con lo stesso prodotto e la vasellina e vedrete la differenza. Mi piace abbastanza, non come Lola Cosmetic, però mi piace veramente, veramente abbastanza questo prodotto perché separa tanto i ricci e aiuta a dare il volume. Vado ad asciugarle al naturale, vado a passeggiare con Cari, io vi faccio vedere il risultato dopo. Ci vediamo fra un attimo. Eccomi, i capelli sono abbastanza asciutti, mi sono fatto un trucco di 10 minuti, adesso vado a lavorare. L'unica pecca che c'ha questo prodotto, che rende i capelli opachi, non li dà, l'ho notato anche l'altra volta, che non li dà un lucido. Ok, la definizione dei ricci non sono per niente male perché io lo noto da qua sotto, perché qua non vedono il sole e quindi rimangono più belli confronto alla parte sopra. I ricci sono veramente molto 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 bellini.
li puoi separare abbastanza bene, più mantieni i capelli abbastanza, guardate che bellini che sono qua, mantieni i capelli abbastanza morbido lì, riccio. Adesso vado ad applicare questo, l'ultimo pezzettino di questo siero protettore per i capelli. La signora l'altro giorno mi dice: è ora di tagliare i capelli alla cagnolina. Le volevo dire: mi paghi tu il parrucchiere? Allora ho detto: vabbè, lascia stare, una signora che poi si prendono confidenze non data, una confidenza non data. Vabbè, allora la cosa bella è che li sento molto leggeri e mi piace sta cosa. No, domani vi faccio un altro aggiornamento per vedere come rimangono, se sono belli voluminosi, comunque belli, da una bella definizione, però li guardate, sono un po' sfibrati i capelli, non so. Domani vi darò il secondo giorno, li tiro su con questo elastico, sempre, perché questo qua non incastra dentro i peli e soprattutto non rovina i ricci. Vado a mettere una goccia perché c'è scritto che si possa usare sia sui capelli asciutti che i capelli bagnati. E li metto nella radice. Aspetta che ho lasciato questa qua. Io intento sempre mettere le dita dentro i capelli. Allora, vi racconto un po'. Dunque, libera tanto i ricci, dà un sacco di volume, li lascia abbastanza liberi, abbastanza leggeri. La recensione, ok? Li lascia abbastanza liberi, abbastanza leggeri, confronto a questo. Chi ha i capelli come i miei, non usate queste, perché questa qua è per i capelli ondulati, che le dà tanta idratazione per creare proprio il riccio più ondulato, no? Soprattutto mantiene la lunghezza dei capelli, perché di solito alcuni prodotti creano il riccio ma i capelli rimangono in su, invece questo proprio li fa a loro lunghezza naturale, e questo qua ha un grande, grande vantaggio. Mi piace. Noi che abbiamo i capelli già ricci, che non abbiamo bisogno di creare il riccio, ma più che altro dargli volume, dargli idratazione, durano durante i giorni, mantengono abbastanza morbidi dentro i capelli, perché così non si rovinano, non diventano frizz, non diventano, non si seccano tanto, quella è la parola giusta. Come vedete, io vi ho detto che questa qua è tra il 3A e il 3C. Sta benissimo, mi piace tanto. L'unica cosa che li lascia un po' opachi, e più dobbiamo fermarli con qualcosa, nel senso o con un gel o con una schiuma, perché non afferma il riccio, li crea, li fa venire belli. Sono morbidi, anche se metti un bel po' di prodotto, credo che fa più o meno, non tanto, però più o meno lo stesso effetto che fa l'Ola Cosmetic, nel senso potete mettere tanto prodotto anche dalla radice, non impesantisci i capelli, perché quello che ci perde, ci fa perdere il volume, è la tanta idratazione. Si può mettere quante ne vuoi, perché veramente non pesantisce, non dare quell'effetto unto. E questa cosa qua ne ha un 10, perché per me è importantissimo. La maggior parte dei prodotti che trovi sul mercato sono fatti per i capelli ondulati, non i capelli ricci afro, perché le idrata tanto, impesantisce, quindi perdiamo il volume. Questo è ottimo su questo. L'unica pecca che
li rende opachi, li fa perdere la luce, la luminosità. E quindi, dopo che ho usato questo, il prossimo lavaggio uso questo e uso la vasellina e vedrò come mi escono. A me piace tantissimo. Guardate il volume è veramente, magari da lontano riuscite a capire, il volume è tanto. Dà un volume favoloso e già su questo io comincio a amarlo perché non impesantisce i capelli sono liberi, sono abbastanza liberi. Io gli do un bel 7, però la prossima volta lo userò con la vaselina. Guarda come rimangono, comunque qua si sono sfibrati, devo mettere più prodotto alla radice. Quindi belli, se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione da me, Cali Gatto. Iscrivetevi su Instagram e Facebook. E io ho due Instagram, c'ho il Instagram personale e quello di Specchio di Amal, potete scrivere dove volete. Il primo è Specchio di Amal e il secondo è Amalamdi, X, che è il mio nome e il mio cognome. Se vi va, potete seguirmi anche su quello perché metto delle ricette un po' vegetariane, alcune cose mie di tutti i giorni. Se vi interessa, potete seguirmi. Grazie a tutti, buona domenica, vi voglio un mondo di bene.